Oh, buongiorno a tutti voi, buona vigilia a tutti. Tiro sul finestrino intanto. Buon Natale, buone feste a tutti ragazzi. Sono andato a fare qualche compera perché stasera casa mia festa come tutti gli anni. Primo anno dove faccio video su YouTube, sono molto contento. Voi fatemi un regalo, adesso parleremo di chi regali li ha già ricevuti. Iscrivetevi, mettete mi piace, condividete questo video. Perché parlo di regali ricevuti? Beh, abbastanza semplice. Praticamente il 22 di dicembre c'era da saldare l'IRPEF. Adesso non voglio fare un discorso tutto sull'IRPEF, tutto qua, cioè nel senso ammorbarvi perché c'è già chi lo fa e io non lo voglio fare. Però il 22 di dicembre andava saldato l'IRPEF e le due squadre più indebitate di tutte, sappiamo, io non voglio fare neanche il nome perché sono già scontate chi siano. Doveva la prima, che è quella con cui dobbiamo dividere la città, ma sono i secondi, aveva 50 milioni di debiti. Cosa si è deciso di fare? Un emendamento per dilazionare questo IRPEF. Quindi tu, tutti i debiti che hai fatto quest'anno nel 2022, per i prossimi 5 anni, perché si è fatto un emendamento di 5 anni a 60 rate mensili, una cosa schifosa, ragazzi, schifosa, permetteranno ancora di fare debiti e debiti e debiti. E potranno permettersi di rinnovare Brozovic. Si sono già permessi di rinnovare Brozovic, Lautaro, adesso Skriniar, Barella. Si sono riportati a casa Lukaku. Cioè, proprio chi più ne ha più ne metta, tanto i debiti. Chi se ne frega, cioè dilazioniamo, via, cioè come se fossero cose da 2-3 mila euro, no, 50 milioni di euro, dilazionati, via, non mi interessa, e quegli altri pure, quelli con la maglia dei carcerati, per me quelli sono quelli con la maglia dei carcerati. Locatelli 40 milioni, lo inizierò a pagare nel 2061, via, che cazzo me ne frega. Chiesa 60 milioni, 10 milioni te li do, io so, 10 milioni adesso, 5 milioni quando voglia, 20 milioni alla chiusura tra i prossimi 5 anni e 30 milioni di bonus quando decido io. Vai, così, e poi si fanno sempre queste porcherie sui bilanci, ok, va bene. Vlahovic, stessa cosa. Vlahovic lo stanno pagando un po' più rapidamente, non so per quale motivo, però gli passano 8 milioni di euro l'anno. E il Milan aveva 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, tac, via, così, pagati, pagati. E io dico, ma perché ci dobbiamo far prendere sempre per fessi da questi qua? Ma perché? Oh? Cioè, io non faccio il mercato, perché ragazzi, quello che ha fatto il mercato, cioè, quello che ha fatto il mio sul mercato quest'estate qui è stato qualcosa di, non vorrei dire imbarazzante, ma oh. Cioè, Adli non gioca mai, Chao non gioca mai, Vranks non gioca mai, De Ketelaere sta facendo fatica, Origi l'ho definito molte volte pacco, non voglio accanirmi, ma secondo me è così. Dest, forse. Cioè, però perché? Perché noi seguiamo le regole. Noi piuttosto ci prendiamo giocatori giovani, scommesse. Loro no, loro invece, cioè, si riportano a casa Lukaku, e facendola passare anche come una cosa, capito? Come un miracolo che ha fatto Marotta. C'è un miracolo che ha fatto Marotta, che ha portato soltanto debiti. Perché se non avessero, comunque, se non avessero avuto Marotta, c'è da dire che loro sarebbero andati proprio giù a picco, proprio nei bassi fondi, eh. Però ha portato sempre più debiti, sempre, sempre più debiti. Gli è andata di culo che hanno venduto Lukaku e Hakimi. Gli è andata di culo perché altro che 150 milioni di passivo, senza quei 100 milioni di plusvalenza con Hakimi e Lukaku, ma erano sotto, ma di tanto, 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 eh. Quindi io dico, ma per quale motivo il Milan deve fare sempre tutte le cose secondo le regole, che è giusto? Io non è che mi lamento delle cose che si sia fatta giustizia, che le cose siano fatte in maniera corretta. Però non ci sto a farmi prendere per fesso. Cioè, non ci sto. Adesso se questi qua perdono Skriniar a zero. Cioè, io leggo la Gazzetta, ragazzi, lì, come robe tranquille. Cioè, proprio, no, andate tranquilli. Intanto l'Inter, Zhang si ricompra l'Inter. Ma Zhang sta facendo bond su bond su bond, pieni di debiti. Debiti che ce li avete non sopra la testa, proprio siete affogati dai debiti. Eppure si scherza, però quando il Milan perdeva Kessié, quando perdeva Donnarumma, quando poi Calhanoglu è passato all'Inter, si sbeffeggiava il Milan.
E per quale cazzo di motivo? Ma cosa vi ha fatto? Ma quanti, cioè, nel senso, cosa vi ha fatto? Vi ha stuprato la moglie? Vi ha inculato la moglie il Milan? Ma cosa cazzo volete dal Milan? Fate le stesse cose con quelli che adesso perderanno Skriniar a zero. Se lo perderanno, ma se rinnovano, raga, è tutta una farfuglia. È tutta una farfuglia, perché non se lo possono permettere di rinnovare a 6 milioni e mezzo. Tanto poi dilazionano i debiti, e i debiti non vengono mai pagati, i bond, cazzi e mazzi. Oh, cioè, ma io posso capire la Juve, che comunque c'è dietro la Exor, ripiana ogni anno e ripiana ogni anno, ma quello là non ripiana mai un cazzo. Quello, come si dice, allunga i debiti, come si dice, non mi viene in mente il termine, comunque fa debiti, salda un debito, ne fa un altro più grosso per permettersi di andare avanti. E questa non è competizione, questa non è competizione, chiamatela come volete, non è competizione sana. Perché io mi sono fatto andare via Donnarumma, ho ingoiato il boccone amaro di Donnarumma perché voleva 12 milioni di euro l'anno. Se era l'Inter, però secondo me qualcuno glieli dava 12 milioni di euro. Che sì, la stessa cosa. Io piuttosto perdo gente così, ma perché sto sotto le regole. Io le regole le seguo, noi le regole le seguiamo, non sono io. Loro no, loro dilazionano i debiti. Ma allora posso farlo pure io? Cioè, allora lo faccio pure io, vado a lavorare... devo pagare le tasse, vabbè, le pagherò. Quanto devo pagare? 3.000 euro di tasse? Dilazionano per i prossimi 10 anni. Che cazzo me ne frega, lo fanno tutti. Perché io non posso farlo. Tanto scusate, ma sono ridotto proprio una merda. Ieri non ho fatto i video, ma sono ridotto proprio a minimi termini. Non ero in condizione. Proprio alla vigilia di Natale mi devo ammalare. Sono intasato, catarro e tutto. Comunque, niente, questo è principalmente il discorso. Mancano 7 giorni alla chiusura di questo 2022, il 2022 che dopo 11 anni ci ha regalato di nuovo lo scudo sul petto. Mancano, sì, 7 giorni, mi sembra di aver detto 11. 11 ne mancano invece da Salernitana a Milan, perché raga, va bene tutto, però l'importante è che giochi il Milan. Cioè, sinceramente, che torni la Serie A, che torni il pallone, non delle nazionali, perché le nazionali sono veramente un mese ogni 2 anni, perché lasciando perdere le qualificazioni, le cose belle della nazionale sono gli europei e i mondiali. I mondiali e gli europei vengono giocati tutti in un mese ogni 4 anni, quindi c'è, cioè, me francamente delle nazionali sbatte cazzo, come direbbe qualcuno. Niente, il discorso può finire qua. Io ho fatto le polemiche anche il giorno della vigilia, però ragazzi, non è una cosa giusta, secondo me. Non è una cosa giusta, è arrivato il momento che veramente qualcuno arrivi tra capo e collo, li tagli di netto tutti quanti. Perché non è competizione sana questa qui. Assolutamente. Non è competizione sana. Cioè, chi segue le regole viene sempre preso per coglione. Io questa cosa qui non l'ho mai sopportata e mai la sopporterò. Io vi rinvito un'altra volta a iscrivervi al mi piace, iscrivermi al mio canale, mettere mi piace, condividere. Buon Natale a tutti ancora, ragazzi, statemi bene. Ci vediamo domani, magari il giorno di Natale, per farci ulteriori auguri. Ciao a tutti, un bacio.